mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento, alla vostra generosità. Non abbiate paura di scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Lo scrive il Papa nella lettera indirizzata a tutti i ragazzi in occasione della presentazione del documento preparatorio al Sinodo dei Vescovi che si terrà ad ottobre 2018 sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Un'esortazione quella di Francesco che richiama lo spirito dell'ultima GMG di Cracovia, rinnovando l'invito ad uscire dai propri recinti per costruire una società più giusta e fraterna e far sentire a Dio il grido di un popolo che dice basta al ricatto della violenza e alla cultura dello scarto. Parte da qui anche il documento preparatorio al Sinodo con il quale la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e ad accogliere la chiamata all'amore e alla pienezza della vita, rendendoli protagonisti dell'annuncio del Vangelo. Il cardinale Lorenzo Baldisseri descrive una Chiesa in cammino, pronta ad ascoltare e parlare il linguaggio dei giovani e soprattutto pronta ad aiutarli a compiere scelte coraggiose per cambiare la storia. E questo vogliamo insistere anche per non spaventare i giovani, perché vedono nella vita di vocazione classica, che è quella dei sacerdoti o della vita consacrata, come un impegno troppo impegnativo. Ma allora noi vogliamo parlare che anche per formare una famiglia è un impegno veramente importante. Parliamo appunto di scelta di vita, parliamo di un progetto di vita e vocazione nel senso ampio della parola significa fare un cammino, un itinerario per arrivare poi a decidere. Il documento apre la fase di consultazione con lo scopo di raccogliere informazioni sulla condizione dei giovani tra i 16 e i 29 anni nei vari contesti in cui vivono, per poterle poi esaminare in vista dell'Instrumentum Laboris. Il testo, già inviato a tutte le conferenze episcopali, si divide in tre parti: l'ascolto della realtà, l'importanza del discernimento che muove dalla fede in Gesù Cristo, l'azione pastorale della comunità ecclesiale. Noi dobbiamo prendere in mano la situazione e dire, cari giovani, voi potete veramente decidere sulla vostra vita e noi vi accompagniamo, non siamo noi che vi imponiamo quello che dovete fare nel futuro, noi siamo là per dirvi come potete scegliere e quali sono le vie, quali sono i vantaggi, gli svantaggi, quali sono veramente una proiezione futura, ma accompagnando loro, stando accanto a loro, non con la costrizione, ma con la convinzione. Tre le novità illustrate in conferenza stampa. Primo, un questionario, parte integrante del documento preparatorio, con 15 domande rivolte a tutti indistintamente e 3 invece specifiche per area geografica. Secondo, la condivisione delle buone pratiche pastorali perché possano essere d'aiuto a tutta la Chiesa. Infine, il lancio dal 1 marzo di un sito internet dove tutti i ragazzi potranno seguire le fasi di preparazione dell'assemblea, fare domande e contribuire così ai lavori sinodali. Federica Ceci, 24 anni, laureanda in giurisprudenza, sottolinea l'urgenza per tutti i giovani di scendere in campo per costruire la civiltà dell'amore. Non tutti i giovani oggi hanno il privilegio che magari possiamo avere noi qui a Roma, abbiamo visto anche appunto tutti i fenomeni di violenza, i fenomeni di abbandono. Mi rendo conto che la realtà giovanile non è la stessa, le esigenze non sono le stesse, ma l'esigenza invece di avere un discernimento vocazionale, di essere accompagnati nella fede, di avere delle figure di riferimento che non siano solo maestri ma testimoni ancor prima, è fondamentale.